Ciao a tutti, sono Matteo Delbo, Project Manager in NSI. Oggi vi mostro una soluzione Power BI per il flusso di cassa. Il set di dati si alimenta direttamente da un sistema ERP e il report è costituito da alcune pagine. Questa in particolare mostra l'andamento del flusso di cassa per 12 mesi ed è divisa in tre sezioni. La prima, saldo di conti corrente iniziale, la seconda, la distribuzione delle categorie quali incassi clienti, fornitori servizi, personale, imposte e area finance. La terza mostra il saldo dei conti correnti finali. Il cash flow rappresenta il flusso di cassa sotto forma di matrice. Si possono vedere sulle righe le varie categorie che compongono il flusso di cassa e sulle colonne i mesi. È possibile espandere ciascuna categoria per vedere un dettaglio maggiore. La pagina di sintesi del flusso di cassa è divisa in quattro sezioni. La prima rappresenta il flusso gestione corrente, la seconda il flusso servizio del debito, la terza è il saldo netto mensile e infine il DSCR, l'indice del rapporto di copertura del servizio del debito. L'andamento dei saldi di conti correnti complessivo è suddiviso in quattro sezioni. Consuntivo saldi conti correnti, che mostra l'andamento del saldo di conti correnti degli ultimi 12 mesi. Lo stesso consuntivo suddiviso per banca. La previsione del saldo netto finale e l'utilizzo affidato. La pagina scaduto clienti mostra l'importo scaduto complessivo per i clienti e la sua suddivisione per anno, mese e cliente. La pagina scaduto fornitori mostra l'importo scaduto complessivo per i fornitori e la sua suddivisione per anno, mese e fornitore. Infine, la pagina dedicata alla centrale rischi. Questa è alimentata da un file in formato PDF fornito dalla Banca d'Italia. Si può vedere l'andamento nel tempo dell'accordato operativo e dell'utilizzato filtrato per intermediario e categoria di rischio. Questo è tutto, grazie dell'attenzione.